Nel Salone delle Grida della Camera di Commercio di Napoli si è tenuto il convegno Ricominciamo da Tre, organizzato dall'ACEN con il contributo dell'ente camerale partenopeo. Il dibattito prende le mosse da tre ricerche economiche su Napoli, una sull'area metropolitana, l'altra sull'assetto infrastrutturale e le reti esistenti in città, l'ultima sull'area ovest, sulle funzioni e le attrezzature che vi insistono. Ne hanno discusso rappresentanti delle istituzioni, dell'Unione Industriali, dell'Università Federico II e dell'autorità portuale di Napoli. L'obiettivo è introdurre nel dibattito pubblico dati acquisiti con rigore scientifico per rimuovere approssimazioni e luoghi comuni e porre le basi di una riflessione sullo stato attuale della nostra città fino alla presentazione di una proposta per Napoli. Io fotografo una Napoli in movimento, una Napoli dove si è ritornato a investire da parte degli imprenditori privati, cosa che 3 anni fa non accadeva. Il direttore, se tu vuoi, posso fare un elenco lungo degli investimenti che sono avvenuti e sono in corso. Napoli che è ritornata a essere crocevia di interesse culturale internazionale, che non si vedeva probabilmente dal primo Bassolino 93, ma anche in forme molto più incisive. Napoli che ospiterà a ottobre una serie di eventi internazionali nell'ambito dell'Unione Europea che era impensabile solo alcuni mesi fa. Napoli che ha riscoperto la voglia di collaborare, l'ho detto e l'ho ascoltato in alcuni interventi prima che condivido, c'è questa voglia di stare insieme tutti quanti per la nostra comunità. Io credo che la vera sfida, e noi l'abbiamo cominciata ma non abbiamo assolutamente raggiunto il traguardo, anche noi come Comune di Napoli, la strada è ancora lunga, è piena di insidie e di ostacoli, è quella di dare un quadro di certezze amministrative e formali a chi, straniero, italiano, napoletano, campano, vuole investire nella nostra città.